Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Inizia con un pareggio la nuova avventura di Vincenzo Torrente sulla panchina, biancoscudata sulla panchina del Calcio Padova dopo l'esonero da parte di Bruno Caneo. Dopo la sconfitta rimediata subita al Mario Rigamonti, al Mario Ceppi domenica scorsa, per quanto riguarda la 18ª e penultima giornata del girone d'andata, l'ultima giornata di questo girone d'andata si conclude con un pareggio allo stadio Euganeo tra Padova e Mantova. Tra la formazione biancoscudata dell'ex bandiera del Grifone, dell'ex allenatore del Gubbio Vincenzo Torrente e il Mantova di Nicola Corrent. Un pareggio che può accontentare entrambe le formazioni. Padova che rimane a più 2 sulla zona calda, sulla zona rossa, sulla zona playout, a più 2 in questo momento dalla zona retrocessione. Mantova invece che rimane immischiato in questa zona playout aspettando i risultati, le risposte nelle prime giornate del girone di ritorno. Un pareggio che può accontentare visto la dinamica del match. Mantova in vantaggio dagli 11 metri dopo il calcio di rigore siglato da Guccione all'undicesimo. Padova che risponde immediatamente con l'autogol da parte di Gerbaudo su un tiro cross da parte di Francesco Belli, immischiato dal passaggio filtrante da parte di Jacopo Dezzi. Una Padova che ha reagito immediatamente allo svantaggio, ad una situazione avversa nel corso del primo tempo. Padova che ha risposto presente nel corso della ripresa con tante chance, le principali, il palo e la traversa firmati da Jacopo Dezzi e Carmine Cretella al minuto numero 47, al secondo giro d'orologio. Una Padova che ha cercato più volte il gol che avrebbe completato la rimonta biancoscudata in questo primo pomeriggio, in questo sabato di metà dicembre. Ci stiamo sempre di più avvicinando al Natale. Venerdì, l'ultimo appuntamento di questa annata in chiaroscuro tra alti e bassi, tra alti e bassi per noi tifosi biancoscudati, per noi tifosi padovani. Venerdì, prima giornata del girone di ritorno, l'appuntamento sempre davanti al proprio pubblico, davanti ai nostri tifosi, con la prima giornata del girone di ritorno contro la Pro Vercelli per riscattare la sconfitta subita ad inizio settembre. E ci ricordiamo anche l'errore all'ultimo minuto di Michael De Marchi a tu per tu con Valentini, che poteva regalare un pareggio quasi insperato per come si era messa la situazione in quel del Piola. Parliamo della partita. Una Padova agguerrita, una Padova che è scesa in campo con la terza maglia, con la maglia blu che aveva regalato l'ultima vittoria in campionato contro il Trento. Una Padova che però arrivava dalla sconfitta bruciante subita appena 6 giorni fa in quel del Mario Rigamonti contro il Lecco. Una Padova che va sotto per il contatto che è stato comunque fischiato falloso da parte di Luigi Catanoso, il contatto tra Michael Liguori e Ceresoli. Dagli 11 metri si presenta Bomber Guccione che non sbaglia, apre il sinistro in cui Donnarumma non può assolutamente farci nulla. Intuisce l'ex terzo portiere rossonero, che però non riesce a disinnescare la conclusione da parte di Guccione. Mantova in vantaggio, Padova che però risponde presente con una palla data in verticale da Jacopo Dezzi a Francesco Belli, tiro cross all'interno dell'area piccola con una doppia deviazione prima di Liotti e poi di Gerbaudo a battere
Chiosa per il gol dell'immediato pareggio bianco scudato. Padova che ci prova poi con il tentativo, con la percussione tra Piovanello e Ceravolo, però imprecisi i due all'interno dell'area piccola, da segnalare qualche minuto prima invece la punizione battuta dallo stesso Guccione dai circa 30 metri che si stampa completamente sulla traversa. Quindi grande chance per il Mantova per tornare in vantaggio quando siamo arrivati al 22esimo del primo tempo. Poi comunque da segnalare una chance da 25 metri senza comunque una situazione veleitaria da parte di Carmine Cretella, che ci prova dai 25 metri, palla che comunque finisce sul fondo, termina il primo tempo, doppio cambio per Torrente che lascia negli spogliatoi Piovanello e Liguori e inserisce Radrezza e De Marchi. Il palo e la traversa sul tiro cross da parte di Igor Radrezza, palla che schizza al di fuori dell'area piccola, ci prova Dezzi, palla che si stampa sulla palla e poi traversa sulla respinta da parte di Carmine Cretella. Chance anche per Guccione, poi la doppia grande risposta da parte di una decisivo Chiorra, prima sul colpo di testa di Aljoša Vasić all'interno dell'area piccola e poi ancora una volta da un cross di un positivo ha risposto presente dalla panchina, è entrato, ma la risposta è stata sicuramente convincente, quella di Igor Radrezza che disegna il tiro cross per la testata per il colpo di testa di Felipe Curcio, ancora Chiorra a dire di no. Assedio bianco scuoto quando siamo più o meno all'ora di gioco, Padova che ci prova in tutti i modi per completare la rimonta, al Mantova a questo punto comunque può andare bene per quanto riguarda il proseguo della stagione e anche del sogno salvezza senza passare per quanto riguarda i playout. Un Padova che ci prova anche con l'inserimento da parte di Jelenic e di Russini, proprio l'ex giocatore di Cesena e Catania nel recupero all'ultima chance, chance che però viene vanificata con la conclusione che finisce sull'esterno della rete. Quindi inizia con un pareggio la cura Vincenzo Torrente, questa nuova avventura per l'ex bandiera del Grifone sulla panchina bianco scudata. Ci vediamo venerdì, probabilmente live reaction video post partita dallo stadio Euganeo, perché sarò presente allo stadio Euganeo per la prima giornata del girone di ritorno, Padova contro Provercelli, un test fondamentale per provare a guadagnare una vittoria che ormai manca da troppo tempo e manca soprattutto per dare un po' di fiducia a questo gruppo, alla formazione bianco scudata. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!